prima si lingua del teatro. E poi qua c'è, presentati, Mario Cicala. Siamo qui per intervistare Rosario Patanè, autore di questo documentario, La Grande Madre. Da quale, qual è la motivazione che ti ha spinto a intraprendere questo viaggio sull'Etna che poi hai trasformato in un documentario? Allora, diciamo che ciò che mi ha spinto a, a realizzare questo documentario sull'Etna è la voglia di esplorare dei posti nuovi. Sembra banale il fatto che un catanese, un acese voglia esplorare l'Etna, no? È una cosa assurda. In realtà l'Etna nasconde talmente tanto i suoi posti così belli, così particolari, che si celano appunto davanti ai nostri occhi. Noi non riusciamo a percepire la bellezza delle cose che abbiamo. E da qui ho voluto fare il giro dell'Etna, 100 km, soltanto 100 km. 100 km sono pochi, sembra assurdo, ma 100 km sono pochi per cercare di mostrare l'Etna. L'Etna è un posto molto grande, il problema più grosso è che l'Etna è varia, quindi i paesaggi cambiano, ogni 10 metri il paesaggio cambia, no? Quindi affrontare un viaggio intorno all'Etna per descrivere questi paesaggi è un'impresa difficile, perché devi adattarti ad ogni situazione che cambia. Penso siano state grandi le emozioni che hai provato. Qual è stato uno dei momenti più suggestivi per te? Indubbiamente il momento più suggestivo è stato quando mi sono precipitato dentro la valle del Bove. Quello è stato sicuramente il momento più suggestivo. Un'altra cosa che mi ha fatto provare delle forti emozioni è stato quando la seconda notte, e praticamente c'era un tempo, ovviamente mi riferisco al tempo meteorologico, veramente bestiale, quindi mi sono barricato dentro il rifugio. Che periodo era? Stiamo parlando di maggio, fine maggio, quindi intorno al 21, sono partito il 21 esattamente, e in quei giorni ho affrontato un maltempo abbastanza pesante, soprattutto per via del vento. La seconda notte è stata molto difficile perché, devo essere sincero, non sono neanche uscito per andare a pisciare, questo lo dico anche nel film. Quindi c'era molto brutto tempo, però proprio questo mi ha fatto vivere un'avventura, no? Cioè ti dà, è proprio questo quello che ti dà delle emozioni, il fatto che tu sei là da solo, non puoi fare nulla, non puoi fare fondamentalmente un cazzo per uscire fuori da quella situazione, sei là e basta, e ci devi restare. Un'altra notte pericolosa è stata la terza notte, in cui credevo sinceramente di non riuscire a tornare a casa sano e salvo. C'era molto vento e molto freddo, io mi trovavo più o meno a quota 2800 metri, quindi è stato pericoloso perché non avere una tenda, non avere dove ripararti, contare soltanto su qualche insenatura del terreno come riparo è abbastanza difficile, anche perché se l'insenatura non c'è a quelle quote, praticamente sei fottuto. Prima di lasciarti al tuo pubblico, che ha risposto bene al tuo appello e vedo con grande entusiasmo ti sta aspettando là sotto, hai altri progetti? Ci sono dei progetti abbastanza interessanti. Sempre che tu ne voglia parlare, sì, perché no? Allora, il mio progetto più importante in questo momento è la serie Doc Avventura,
ci sarà una nuova serie di Doc Avventura più presto, che farà vedere un po' la Sicilia, mostrerà un po' la Sicilia, le cose particolari, quindi le peculiarità della Sicilia, tipo borghi abbandonati e altri posti belli che noi abbiamo. Poi ho in progetto altri due film. Il primo è un documentario su un posto dove succedono delle cose molto particolari. Il secondo è un'avventura che faremo in tre, la grande traversata dei Nebrodi. Quindi partiremo da Taormina per arrivare a Capodorlando. Insomma, questi sono i miei progetti. Allora, l'ultima la posso dire io? Vai. L'Etna è diventato UNESCO. Ok. Allora, un appello ai fruitori dell'Etna. Allora, innanzitutto, secondo me, i fruitori dell'Etna dovrebbero cercare di tenersela cara, nel senso di non sporcare, non trattarla come se fosse un postaccio, una cosa così. Soprattutto l'organizzazione che sta dietro l'Etna, accettate qualsiasi cosa valorizzi il territorio, perché valorizzare l'Etna, soprattutto in questo momento, è molto importante. Quindi quando vi viene la prossima volta uno che vuole realizzare qualche filmato sull'Etna, non mandatelo a fanculo. Cercate di vedere dietro al progetto e dietro il messaggio che vuole mandare quella persona, perché può essere anche una gran cosa. Cioè, contro il parco? Come? Contro il parco? Contro il parco. Ci benedico.